essere fedeli dell'Archidiocesi Fiorentina, vi saluto con gioia e mi rallegro di poter unire oggi al vostro Arcivescovo e a tutti voi in questa solenne festa del vostro patrono. A questo luogo segnato dalla presenza del Vescovo Virgilio e dalle sessioni del Concilio di Trento, muoviamo insieme i nostri passi sulle orme dei santi e sulle tracce della storia, per recarci nella Chiesa Cattedrale a celebrare i tutti insieme. Tutta la nostra comunità
Cavaliere del Santo Sepolcro, rappresentanti di varie associazioni qui presenti. Un grazie particolare ai nostri sacerdoti e diaconi che sono qui con noi, seminaristi, i due confratelli vescovi di Perù. Un grazie certo anche ai mezzi di comunicazione sociale, televisione, radio diocesana, trasmessa in diretta, raggiungere anche questo messaggio non solo su tutto il territorio diocesano, ma nella diocesi vicina, di Bolzano, sono tanto riconoscenti a loro. E alla Eccellenza, un grazie vivissimo e profondo per essere venuto con noi, la vicenda di una grande celebrazione e anche la mia conferma del suo pensiero così impegnante, la dama dove sei a trovare la nostra identità, le nostre relazioni con Dio, le nostre creature dell'umanità, le relazioni con gli altri, la linea dove è tuo fratello, e quella missione che tutti abbiamo nelle relazioni vicine. Poi pensate anche a un segno di simbolo così di questa nostra fraternità, a varie statue che già esistono di San Vigilio, quindi siccome aggiungeremo adesso un'altra, la figlia.